Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video su Sekiro Shadows Die Twice. Prima di cominciare, come al solito, vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi futuri video e di guardare in descrizione, dove troverete il link per il mio canale di Twitch, dove faccio le live dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9, il canale di Telegram per quanto riguarda Sekiro, dove parliamo del gioco, e anche il link per Instant Gaming, dove troverete giochi per PC e chi per PlayStation 4, Xbox e Switch a prezzi veramente molto molto bassi, oltre che ovviamente a tutte le mie pagine social di Facebook e Instagram. Detto questo, oggi video dedicato alle abilità più importanti da sbloccare, secondo me, a inizio gioco su Sekiro, che vi renderanno la vita un po' più semplice. Ovviamente non saranno tutte quante disponibili da subito, ma insieme vedremo quali sono, secondo me, quelle più importanti e quale, appunto, voi dovreste puntare principalmente. Allora, mi aiuterò un attimino qua per quanto riguarda l'acquisizione delle abilità. Partiamo dalle arti shinobi, che sono quelle che sbloccheremo per prime. Avremo subito a disposizione, quasi subito, questo ramo. E come prima cosa, ragazzi, ovviamente in molti già lo sapranno, ma la contromossa Mikiri è una delle abilità più importanti del gioco. Questo perché ci permette di deflettere dei colpi in affondo che ci fanno i nemici, ed è una cosa molto molto importante, soprattutto perché questa abilità verrà poi potenziata successivamente. Deflettere con il Mikiri sarà ancora più importante, perché togliete ancora più postura andando avanti. Il fendente turbine, per quanto possa essere importante, non è, secondo me, una delle arti più forti e fondamentali, anche se qua troviamo un'abilità che andremo a vedere, che quindi ci costringerà, tra virgolette, a sbloccare quantomeno il fendente turbine. Allora, concentriamoci però sul ramo più in basso, quello della contramossa mire. Dopo aver sbloccato questo, io ritengo sia molto importante l'ammazza presenze. L'abilità latente ammazza presenze riduce la capacità dei nemici di notare la nostra presenza, di notare i movimenti furtivi, quindi ci permetterà di fare più uccisioni stealth e di muoverci un po' più agevolmente tra i nemici. Oltre a questo, possiamo continuare con anche l'ammazza suono, che impedisce ai nemici di sentirti. Quindi tutte queste abilità che aumentano le nostre capacità di stealth sono, secondo me, importanti, perché ci agevoleranno un po' di più il proseguimento nel gioco e ci permettono di far fuori più nemici in maniera più facile. Ma dobbiamo anche prendere la corsa scivolata, purtroppo. Sì, è un'abilità che in realtà non ho quasi mai usato, ma ciò ci consentirà di ottenere anche occhi di shinobi. Acquisisci l'abilità latente occhi di shinobi, aumenta il danno alla postura quando completi una contromossa Mikiri. E questa è una delle cose più importanti. Aumentare l'efficienza delle nostre contromosse, secondo me, è molto molto importante. Quindi è vero, dovremo spendere dei punti per la corsa scivolata, ma ottenere gli occhi di shinobi, secondo me, vale la pena. Passando invece al ramo di sopra, fendente turbine, dobbiamo per forza sbloccarlo. Vi consiglio poi, nonostante sia un po' situazionale, di sbloccarvi il karma dello shinobi corpo, ma solo perché poi potremo ottenere il respiro vitale luce, che ripristina la vitalità quando completi un colpo mortale. Ci permette quindi di curarci quando facciamo un colpo mortale, e li facciamo abbastanza frequentemente, molto importante per recuperare quel poco di vita e magari può salvarci dalla morte, ecco. Quindi è una abilità che vi consiglio. Costa, mi pare, 5 punti abilità all'inizio, ma inizialmente si può anche arrivare a 5 punti abilità abbastanza in fretta. Io vi consiglio di farlo. Importante, secondo me, anche deviazione a mezz'aria. Quindi poterci parare a mezz'aria talvolta può salvarci la vita. Non mi capita spesso di utilizzarla, però è un'abilità che, secondo me, può essere utile. Detto questo, più o meno qua non c'è molto altro. Su questi sono quelle più importanti di questo ramo, secondo me. Passiamo alle arti prostetiche. Arti prostetiche che ho appato molto molto in là nel gioco. Mi sono concentrato però su queste due abilità molto importanti, quindi mi sono dovuto sbloccare l'attacco con rampino, che è abbastanza importante, e contro alcuni boss può essere molto utile, come ad esempio contro Gyobu, contro i vari orchi. Quando vi lanciano via potete aggrapparvi, potete avvicinarvi comunque a loro e fare un attacco in salto e anche altri boss. Quindi questo vi consiglio di sbloccarlo, ma anche perché poi ci sbloccherà questo ramo sotto, farmaco di Emma, potenza e sentore, che aumenteranno l'effetto degli oggetti di recupero, che siano fiaschette o anche compresse. Io queste vi consiglio di prenderle, sono aumenti in percentuale, nel senso vi aumenteranno la percentuale di vita che recupererete. Quindi se siete a vita bassa, io ad esempio ho fatto la run con la vita al minimo, l'ho completata, e
Se potenzierete questi, non cambierà nulla, nel senso che non otterrete tutta la vita, ma otterrete una percentuale in più. Quindi, che ne so, vi darà il 30% in più di base, poi, sto sparando a caso, poi vi darà il 40% e poi vi darà il 50% in più della vita, insomma, una cosa del genere. Quindi non vi darà mai tutta quanta la vita, non vi rifullerete quasi mai. Però sono oggetti importanti, abilità importanti che vi consiglio. Però sono abilità importanti che io vi consiglio di sbloccare. C'è un investimento di punti, ma comunque. La parte di sopra, in realtà, vi consiglierei più di tenervela per una run successiva, perché utilizzare gli strumenti prostetici a mezz'aria, sì, mai, quasi mai usato io. Magari aumentare gli emblemi può essere utile, ma tutto il resto, onestamente, lo trovo un più, ecco. Quindi, passiamo alle arti ascina. Arti ascina che presentano tante caratteristiche passive molto molto utili. Partiamo con l'Ichimonji, che è una delle principali forme di recupero di postura che va saputo piazzare. Io non l'ho quasi mai utilizzato, ma se si sa utilizzare questo attacco si può veramente rendere un po' più facile un po' di boss fight quando si sa come piazzarlo. Ci permette, quando si attacca, di recuperare la postura. Può essere caricato per recuperare ancora di più il nostro recupero. Ma guardiamo le passive successive, ovvero Carpa Ascendente. Aumenta il danno inferto alla postura quando completi una deviazione. Molto molto importante, considerando che la maggior parte dei nemici li sconfiggerete portandoli giù la postura e non la vita, la maggior parte almeno. Carpa Discendente invece aumenta il danno alla postura nemica per qualche secondo dopo una deviazione. Anche questo molto molto importante. Sono abilità passive che non devono essere attivate. Basta saper giocare e aver appreso le meccaniche di gioco per avere un beneficio da queste abilità. Secondo me molto importante. Passiamo poi a quelle successive, che sbloccheremo una volta preso la Carpa Ascendente. Respiro naturale luce, che permette di recuperare postura dopo aver completato un colpo mortale. Anche questo non bad, quando siamo ad affrontare molti nemici, magari ci troviamo in una situazione un po' di svantaggio, sconfiggendone uno e facendo un colpo mortale possiamo recuperare la postura, oppure passando tra una fase e l'altra di una boss fight possiamo recuperare tutta la postura, che non è per niente una cosa brutta, così ci permette di affrontare la fase successiva senza l'ansia di dover recuperare la postura. E poi abbiamo anche Acqua che scorre, riduce il danno alla postura quando un nemico ti attacca con la spada. Semplice, pulito, ottimo direi. Abbiamo poi sotto l'Ichimonji doppio, che è praticamente un doppio attacco con l'Ichimonji, che infligge molti danni alla postura nemica e ripristina parte della tua mentre avanzi con decisione. È anche questa molto importante, vi consiglio di sbloccarla una volta ottenuta. Abbiamo poi la Croce di Ascina, che è l'abilità finale, è abbastanza forte, ma diciamo non è una di quelle fondamentali. Secondo me queste qui sono molto importanti, ragazzi, sono da sbloccare. Abbiamo poi le arti del tempio. Allora, qui molti sottovalutano questo ramo, ma c'è qualcosa di importante secondo me. I colpi di preghiera, quasi mai vi capiterà di utilizzarli. L'esorcismo aggiunge un attacco finale, colpi di preghiera. Insomma, queste sono passive che aumentano i sen che ottenete, ma queste io non ne ho mai sentita tanta necessità. Ma è importante innanzitutto la devozione, che aumenta la durata dell'effetto dei confetti buddisti, anche se anche questa è marginale. Ma questo, il calcio in balzo Senpou, è molto importante, ragazzi, perché questa è un'abilità che ci permette di punire le spazzate in maniera molto pesante. Molto spesso quando i nemici fanno una spazzata, noi saltiamo e gli diamo un calcio. Con questo facciamo la stessa cosa, ma li facciamo più male. Quando ci fanno una spazzata basterà premere L1 R1, saltiamo e potremo dare un calcio, farà molto più danno. Contro alcuni mini boss è importantissimo utilizzarlo, come ad esempio Rin dell'acqua. Quando fa la spazzata gli facciamo malissimo con una mossa del genere. E quindi questa è, penso, l'unica abilità che valga la pena di sbloccare di questo ramo. Poi vabbè, abbiamo le abilità arti Mushin, che però onestamente sono late game, ci arriverete a sbloccarle molto molto più avanti, quindi non ne parlerei. Comunque, non sottovalutate questa mossa, è veramente molto forte contro alcuni boss e game changing, nel senso che veramente vi cambia la boss fight da così a così in alcuni casi.
Quindi ragazzi, il video sulle principali abilità da sbloccare in Sekiro termina qua. Spero che vi sia stato utile ai nuovi giocatori o comunque anche a chi più è navigato, insomma, magari non ha sbloccato tutte quante le abilità, vuole ricominciare una run e magari vuole sapere quali sono le abilità migliori. Ecco, queste secondo me sono quelle più importanti. Alcuni già si conoscevano, ma questa qua, ragazzi, davvero non la sottovalutate, è veramente molto forte. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo, lasciate un like, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video e condividetelo per aiutare più persone possibili. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. In descrizione troverete tutti i link che già vi ho elencato precedentemente. Da Umbe è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.